Ciao a tutti, oggi non corro perché non mi sento proprio in formissima. Mentre sistemavo l'ufficio ho ritrovato un foglio che avevo scritto l'anno scorso, quando avevo iniziato a correre la mattina presto al buio. Questi sono i 10 buoni motivi per correre tutte le mattine e sono fondamentali, sono una specie di 10 comandamenti da attaccare sul muro di casa, dentro, vicino all'ufficio, magari per dargli un occhio quando ci viene qualche dubbio, e sono molto motivazionali. Allora, primo motivo, comando mio corpo e non lo trascino. Questo perché non è che mi sentissi un pachiderma e quindi avessi difficoltà a muovermi, ma semplicemente si è vista la differenza facendo attività fisica. E prima mi spostavo all'interno della casa e avevo anche difficoltà se dovevo fare più movimenti. Invece, finalmente, iniziando a fare attività fisica, comando il mio corpo. Punto numero due, mi disintossico. È noto a tutti che fare attività fisica disintossica gli organi interni, disintossica la pelle, disintossica la mente. E quindi buttiamo via tutte le scorie e le impurità accumulate in vari modi durante la giornata. Tre, il mio cervello funziona meglio. Su questo punto qualcuno avrebbe qualcosa da ridire. In realtà è scientificamente provato che fare attività fisica ci fa ragionare meglio, pensare meglio, vivere meglio. E io l'ho visto sulla mia pelle. Poi, quattro, respiro e butto via lo stress. Fare attività fisica vuol dire allontanare lo stress, disintossicarsi, depurarsi ed è anche è un antidepressivo. Quindi, magari, pensieri negativi o altre situazioni si allontanano facendo attività fisica. Punto numero 5, mi sento tonica e più giovane. Questo perché magari, si perde qualche chilo, si rafforza la muscolatura e anche le articolazioni, per cui ci si sente più giovani e anche un po' rinnovati. Punto numero 6, sono energica, piena di vitalità, perché fare attività fisica presto la mattina vuol dire alzarsi, correre, sudare, fare la doccia e c'è già tanta energia. Alle 7 della mattina si è già pronti per tutta la giornata, si è pronti prima rispetto agli altri. Punto numero 7, sudo dopo anni di apatia. Sudare fa benissimo, non sudare non va bene, perché si trattiene appunto all'interno del corpo, si trattengono le tossine e le scorie, e per questo sudare è un ottimo segno di benessere. Poi 8, la doccia mi rilassa, quindi dopo aver caricato il corpo di energia, la doccia ci fa rilassare, ma allo stesso tempo ci ricarica per tutta la giornata. Punto numero 9, ho un viso più riposato e fresco, questo perché la pelle si purifica e di conseguenza il viso si vede in modo diverso e quindi appaiamo anche persone con un viso più rilassato e giovani. Punto numero 10, esco ed ho 30 minuti solo per me, fondamentale, 30 minuti in cui nessuno ci può chiamare, nessuno ci può disturbare, non c'è il cellulare da controllare, ma c'è solo da stare e respirare. Punto numero 11, dimagrisco più facilmente ed è il vero motivo per cui faccio tutto questo. È ovvio che fare attività fisica ci facilita la perdita di qualche chilo ed è normale quindi che questo era il motivo principale, non sono in ordine di importanza, ma l'ho messo appositamente alla fine, perché è più facile perdere chili se si abbina attività fisica ad un corretto regime alimentare. E, ecco, tutto qua, se vi va, copiateli, ve li posso mandare, mi potete scrivere ad alice@mammeancona.it e vi mando questi 10 buoni motivi, così mi fate sapere se anche a voi sono serviti e se pensate di seguirli. Buona giornata!